Allora, l'iniziativa è promossa dal Comitato per la reintegrazione di Sandro Giacomelli. Credo che tutti conoscono la storia di Sandro. È stato licenziato il 28 dicembre, si è costituito questo comitato il 1 di marzo e abbiamo in questi 2 mesi scarsi prodotto una mole di iniziative, dal volantinaggio, al presidio, alla conferenza stampa, riunioni settimanali e l'ultimo incontro che c'è stato con l'azienda si è tenuto ieri e l'azienda si è impegnata il 28 prossimo a reintegrare Sandro. Ora lui dopo interverrà, spiegherà le cose meglio di me, comunque penso che sia un passo in avanti notevole su questa vertenza, che poi è l'obiettivo del comitato. Quando avremo concluso questa vertenza, ci auguriamo tutti positivamente quanto prima, ovvio che discuteremo sul da farsi, perché questo comitato ha raccolto una serie di compagni, di militanti sindacali e alcune realtà sindacali che operano sul territorio a livello quindi pisano e a livello nazionale. Abbiamo promosso anche diverse sottoscrizioni nelle varie iniziative tenute sia a Pisa che a Viareggio, perché pensiamo, come insegnano i ferrovieri con la cassa di solidarietà, che sia importante sostenere i lavoratori colpiti dalla repressione anche dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista sindacale, umano, ma anche sotto questo aspetto che a volte purtroppo viene trascurato. Oggi l'iniziativa ha un contenuto preciso, il diritto di sciopero, la rappresentatività dei lavoratori nei luoghi di lavoro e le forme di repressione, perché chiaramente la crisi oggi del sistema viene superata attraverso l'azione padronale e l'azione di governo con controriforme. Tutti hanno presente quella sulle pensioni. Ogni volta che andiamo di fronte a un'azienda c'è sempre qualche lavoratore che ricorda con rabbia quella controriforma del novembre 2011, fino ovviamente al Jobs Act, che ha significato la cancellazione dell'articolo 18. Quindi queste controriforme, in particolare con il peggioramento delle condizioni di lavoro, producono una reazione, un'azione di contrasto. Ovviamente le azioni di contrasto sono le iniziative, le lotte, gli scioperi, e questa azione di contrasto come conseguenze sempre più spesso ha varie forme di rappresaglia aziendale, dalle multe, dalle intimidazioni, dalle sospensioni fino ai licenziamenti. Sandro Giacomelli, come altri che sono in questa sala, hanno subito queste forme e le stanno subendo, e noi abbiamo il dovere di sostenere questi lavoratori, sia come delegati RSU, RLS o come attivisti sindacali, perché sono un bene prezioso per la classe. Quindi noi abbiamo il diritto e il dovere, il diritto per l'attività che svolgono e il dovere, perché se il nemico se ne vuole sbarazzare, noi dobbiamo far di tutto per riportarli al loro posto di lavoro e di lotta. L'iniziativa ovviamente ha un carattere di denuncia, di controinformazione, di solidarietà e di lotta. Qui ci sono compagni e compagne che fanno le lotte, che hanno fatto le lotte, e ovviamente